Ciao, allora abbiamo visto il nostro libro con carta pergamena, però manca ancora un piccolo particolare. Voi come sapete la pergamena nel tempo diventa più gialla, allora adesso noi invecchieremo questo libro di finta pergamena in modo tale che davvero possa sembrare pergamena. Tamponiamo con un batuffolo di coltone imbevuto di un colorante. Ho usato dei pigmenti, ho mischiato vari pigmenti, giallo, marrone, per ottenere un po' questo effetto così giallognolo proprio della pergamena di quando invecchia con il tempo. Quindi la tamponatura va fatta molto leggermente, si può anche ripassare sopra dopo, se ci sembra troppo chiara. Ecco, aspettiamo sempre che si asciughi un pochino per poter capire se l'effetto è quello voluto oppure no. Oh, come vedete, questa carta si è tutta, non so se si vede bene, ha assorbito dell'acqua. Questo è piacevole come effetto, perché di solito le pergamene antiche hanno questa caratteristica di essere un po' ondulate. Noi comunque metteremo sottopeso in modo tale che riduciamo al minimo questo, altrimenti sembra troppo vecchio. Una cosa interessante sarebbe anche dare un colpettino sul taglio. Ecco. Che prenda anche il taglio del libro, prenda un aspetto un po' più antico. Basta appena appena un pochino, altrimenti si vede troppo la differenza. Quindi lasceremo riposare sotto peso e dopo daremo la paraffina.